a mantenere i braccioli abbassati e le tendine dei finestrini aperte. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere impostati in modalità d'uso aereo. I computer portatili devono essere spenti e correttamente riposti. Vi preghiamo inoltre di selezionare ora la modalità silenzioso sul vostro telefono e di non utilizzare auricolari collegati a dispositivi personali durante le fasi di rullaggio e decollo. Vi invitiamo inoltre a chiedere immediatamente il nostro intervento nel caso in cui un dispositivo elettronico si surriscaldi, produca fumo o, cadendo, si incastri all'interno della poltrona. Vi ricordiamo che è vietato fumare e non è consentito l'uso di sigarette elettroniche. Vi auguriamo una piacevole permanenza con voi. Having progress on the bunch. Si chiama spaccafate, ma in realtà serviva per trattenere i bambini, pertanto non si chiamava più spaccafate, ma si chiamava intrattieni, cioè intrattenere. Prima gli abitanti stavano nelle case accorte, c'era un unico ingresso e tantissime case. E per economia di tutti quanti andavano tutti a lavorare e restava solo una donna a badare a 20-30 bambini. Con quegli aggeggi li metteva là, seduti, e dovevano fare la gara a chi ne spaccava di più. Così il risultato era doppio. Intratteneva i bambini e facevano il lavoro che doveva fare lei. Belle donne. Provate, figo, bravo, 8 euro. Allora, qua dentro all'ingresso questo qua si chiama, gli uomini lo chiamano monaca. Le donne lo chiamano prete. Comunque è un scaldaletto, perché questo si metteva nel letto, qua sopra si poggiava questo, lo scaldino con la brace dentro, e si scaldava il letto. Si copriva naturalmente, si scaldava il letto. All'angolo qua ci sono i costumi della Grecia Salentina del 1500, 1600, 1700. Questo era il modo antico per lavare le robe, ma è anche l'etimo della parola bucato. Perché una volta si lavavano con la cenere, col sapone rosso, era un procedimento lunghissimo e faticosissimo. E bisognava avere questi tipi di recipiente con il buco giù, perché tirata via il tappo, l'acqua sporca scendeva
nel contenitore che stava sotto. Pertanto nel tempo non dicevano più cofano bucato oppure coso bucato, dicevano solo bucato. E rimase nella lingua italiana facciamo il bucato. Vedete? Guardate un po' più avanti qua. Le frise. Queste sono le frise. Questo è un pane caratteristico antichissimo inventato a Creta. È antichissimo, tanto antico che lo hanno trovato dentro le borse che avevano i soldati spartani. Solo che loro non le bagnavano, le mangiavano. Pertanto, letteralmente nella lingua italiana, però il greco è ostico, li chiamavano bocconi per cani. Questo è un altro tipico tarallo che si poteva fare solo quando si faceva il pane, cioè ogni 40 giorni. Si raccoglieva tutto quanto quello che restava, ci si metteva dentro peperoncino, molto peperoncino, e semi di finocchio, e si metteva un po' d'olio e si metteva al forno. Bisognava mangiarlo caldo, ma proprio caldissimo. Appena si raffreddava era da sputare, mandare via. Poi quei quattro dolci pasquali che vedete, quelle in Grecia si chiamano collure, qua si chiamano cuddure. Noi qua le chiamiamo però con il loro nome, quello che rappresentano è un panierino, un gallo, una pupa e un otto. Quelli sono simboli, ma la storia vera è che si raccontava ai bambini il mistero della nascita con dolcezza. Il paniere portava i doni, due uova, al gallo, uomo, che dava uno alla donna, e la donna poi restava incinta. Dopodiché nasceva il pupo, bisognava sfamarlo. L'otto è il seno della donna, tutto rappresentato con l'uovo, perché simbolicamente l'uovo è la vita. Da qualsiasi parte lo si vede o lo si mangia, o lo apri e lo mangi, oppure si apre ed esce un pulcino, esce un qualcosa, insomma, un animale, ma comunque vita. Qua invece ci sono altri due oggetti molto significativi per la nostra cultura, ma la nostra cultura poi si lega con la cultura greca. Vedete i simboli del lutto? Ci sono, no? C'è un bottone nero e una fascia nera. La fascia si metteva alla giacca, il bottone pure qua alla giacca, per rappresentare il lutto. Vuol dire che nella sua famiglia era morto qualcuno. Quando moriva qualcuno nella famiglia, anche se era agosto, dovevano andare tutti imbacuccati e con la barba lunga per 40 giorni gli uomini. E le donne per 3 mesi non uscivano di casa. E quando uscivano, tutte imbacuccate e tutte di nero. Quando moriva qualcuno, c'era un lungo procedimento che facevano anche in Grecia.
Se lo fanno ancora non lo so. Le prefiche, le repute, quelle che piangevano il morto, raccontando tutte le bontà del morto stesso. Coprivano tutti gli specchi in modo che l'anima non entrasse dentro lo specchio e restasse là. Aprivano tutte le porte e finestre in modo che l'anima se ne andasse via. Gli legavano i piedi in modo che non potesse tornare indietro. Gli mettevano una moneta in bocca per pagare il passaggio a Caronte. Alle donne gli tagliavano i capelli in modo che Caronte non le prendesse per i capelli per trascinarle. Vedete? Tutte quante queste cose le facevano allora, le fanno ancora adesso e sono in comune con la nostra vicina Grecia. Io la chiamo nostra. Poi, quando portavano al cimitero il morto, c'era il consulo chiamato, era il pranzo della consolazione. I parenti portavano tutte quelle vivande che servivano per mangiare bene in onore del morto. Per una settimana poi c'era un procedimento dei vicini di casa che si chiamava visitu, cioè un vicino di casa a turno gli facevano da mangiare ai parenti del morto per una settimana. Poi dovevano pensarci loro. Il trasferimento della lingua dalle mamme ai bambini quando nascevano, no? Che poppavano, le mamme gli cantavano le ninne nanne. E ne da ne da ne da ne mo fa ti ricotte da ne mo fai totti rai sti sti gatto grattai bi un bo per una vero meglio nero atto fre a tuia marco cino pule a ploccalo. Vedete? Piccole ninne nanne. Ma con queste ninne nanne i bambini, appena erano in grado di pronunciare qualche parola, la pronunciavano in greco. Era questo il bello. Abbiamo piccoli libri per i bambini che ci sono scritte tutte quante quelle ninne nanne, non solo quelle, tante, tantissime altre. Di là c'è la storia dell'illuminazione, c'è il fuoco naturalmente, l'olio, poi l'acetilene, le candele, il gas, il petrolio e poi è arrivata la lampadina elettrica. Mentre qua, più avanti, ci sono delle bilance, bilance caratteristiche del posto. Cioè questo è il legno che serviva ai venditori di noccioline. Ma io attiro la vostra attenzione su questa, queste, queste, i piatti paralleli che si mantenevano con tre corde e poi la barra centrale. Si teneva in questo modo e bastava notare che la bilancia, no? Faceva il suo lavoro. Noi riteniamo che siano le bilance più antiche esistenti, non queste, quel tipo, perché sono raffigurate nelle mani di Iside, la dea egiziana. Misura il cuore delle persone con una piuma. Se il cuore risultava più leggero, le faceva passare, altrimenti le mandava via. Sentite, ma secondo voi è possibile avere il cuore più leggero di una piuma? Ascolta, alzati la mattina, fai il tuo dovere fino alla notte quando devi andare a dormire, vedrai che andrai a dormire a cuor leggero e avrai il cuore più leggero di una piuma. Paradattila, dattilista, servivano per
suonare, no? Per salvare le dita dai colpi di falce. Si prendeva, quando si tagliava il grano, molte volte tagliavano anche le dita. Questi sono stati inventati da contadini. Sono oggetti di protezione delle dita. Questa invece è un'opera d'arte. Qua dentro c'è la lavorazione del grano, ma fatta interamente in cartapesta. Chi l'ha fatta è un artista, naturalmente. Qua invece c'è una bellissima tela che c'è anche, sta in chiesa, è la prima tela a destra quando si entra, la Madonna della Misericordia, è unica, ecco perché l'abbiamo messa, è unica perché la Madonna bambina incinta, esattamente come era veramente. Qua dentro c'è il lavoro delle donne, il telaio, argalio, e poi c'è dove è nata la cultura, Vito Domenico Palumbo, quell'uomo là ha salvato la nostra lingua, l'ha salvata semplicemente trascrivendo tutto quanto quello che c'era di orale, lo ha scritto e adesso noi siamo in grado di cantare, poetare, leggere, scrivere, tutto sempre in greco. E se non l'avesse fatto lui si sarebbe completamente perso. Poi qua vicino c'è un altro elemento che ci unisce alla Grecia. È un elemento che arriverà tra breve, il 25 sarà la fine del carnevale, entrerà il periodo di Quaresima, il Saragostì. Noi lo chiamiamo Lucannarutu. Lucannarutu perché? Vedete? Si fa questo gioco, è un gioco che esiste anche in Grecia. Io ho fatto anche delle ricerche e ho raccolto, grazie alla collaborazione degli amici greci che vengono, ho raccolto la testimonianza di quello che sto dicendo. 2, 3 e 4. Vedete? Questo gioco si fa in Grecia, è antichissimo e che cosa rappresenta? Rappresenta appunto la Quaresima, no? Con un uovo ti chiudo la bocca, con un uovo ti riapro la bocca. Ma è una uovo su clino lemo, ma è una uovo su nitto o lemo. Sono cose vecchie, antiche, bellissime, che ci tengono legati. Qua dentro potete vedere tutta la storia della stele greca, della stele che Atene ci ha donato. Questa stele, che sta ai giardini pubblici e potete andare a vederla, è del IV secolo avanti Cristo, rappresenta Patroclia nell'atto di fare un dono a Tanato per poter attraversare l'Ade. Qua dentro c'è un po' la parte antica di tutto quanto quello che rappresenta la cultura di questo paese. I manufatti con pietre a secco che potete vedere, quello che vedete rappresentato in quella foto, addirittura si ritiene che sia fenicio, perché è simile a un nurago, non lo è, ma è simile a un nurago perché ha la scala interna che sale su. Poi ci sono spiegazioni, le spiegazioni per esempio delle molte parole che voi greci avete perso
le avete perse nel tempo. Non le abbiamo conservate perché la nostra lingua, povera di vocaboli, quelli che ha se li tiene caricati. Vedete, sul cartellone sta scritto talisario, che vuol dire le pietre, ma in Grecia le chiamano pietre, mentre la parola antica è lisario. Così pure il cavallo lo chiamano cavallo, in Grecia lo chiamate cavallo. Noi lo chiamiamo ampari, che viene da ippos. Il cappello, voi lo chiamate cappello, noi lo chiamiamo asciati, viene da ombra, ascio. È un vocabolo antichissimo, ce ne stanno tanti. È bello poter conservare almeno questi vocaboli antichi per poter in qualche modo dire, no, qualcosa ci unisce ancora. Poi ci sono ritrovamenti archeologici là, in quella teca, e qua dentro c'è una cosa bellissima. È una foto in bianco e nero, che è la pietra della fertilità. Chi vuole avere bambini deve passare da sotto quel buco. No, gli uomini passano per poter essere fertili e contribuire alla nascita del bambino. Però è per tutti, tutti noi passiamo tutti gli anni. Per noi è un rito, è una tradizione. Si fa dalla preistoria, è qualcosa di veramente molto antico. Sia quello, sia le Veneri di Parabita. Anche quelle sono state trovate in Grecia. Quelle sono state trovate dentro una grotta, qua. E comunemente, se stavano là e stanno qua, vuol dire che da tempi antichi sono venuti i greci qua. Ma avevano altro da fare, venivano. Le case che vedete lassù si chiamano casa a corte e non è un'architettura abitativa nostra, quella viene da Cipro. Noi l'abbiamo adottata perché è molto comoda. E poi qua vicino ci dovrebbero essere le caratteristiche tromule. Queste servono mezz'ora in un giorno particolare, il Venerdì Santo, quando muore Cristo, legano le funi delle campane. Ma comunque la gente deve sapere che è mezzogiorno. E allora davano questi arnesi in mano ai bambini e facevano il giro del paese. Suonavano mezzogiorno. Con questa suonavano mezzogiorno. Queste si chiamano tromule. Poi, passata quella mezz'ora, le mettevano a riposo per il prossimo anno. Questa era un'urna per votare nei conventi. È stato il primo sistema veramente democratico e segreto di voto. Perché hai ben visto che mettendo una mano non si può mettere nient'altro. Non si può mettere un'altra mano col telefonino per... no? E allora, una volta che votavano, poi mettevano la pallina dove volevano, poi aprivano questi contenitori e prendevano i risultati del voto. Segreto e democrazia. Ma questo lo facevano già i monaci bizantini. Pensate un po', già nell'anno 1000. Noi siamo arrivati ancora ad oggi e non ci si mettiamo d'accordo come bisogna votare. Un'ultima cosa informativa. Questo è un mosaico di Otranto, l'albero della vita. Questo qua l'ha fatto un monaco basiliano nel 1173,
si chiamava Pantaleone, e nel farlo seguiva attentamente i dettami della Bibbia. Quando si è messo a costruire questo mosaico con la Bibbia a fianco, però stiamo parlando del 1173, non di ieri, incominciò a costruirlo, l'albero della vita senza radici che poggia sugli elefanti in movimento. E poi la storia da dove inizia? Dalla cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, vero? E infatti fece Adamo ed Eva, Adamo col fritto proibito. Che frutto era? Quando gli scacciò dal paradiso terrestre, gli disse: copritevi le vergogne. Che cosa presero? Le foglie dell'albero che stavano là vicino, ed erano foglie di... Era un fico. Stava scritto anche sulla Bibbia. Tranquilli. Poi nel tempo, non lo so perché, per pudicizia, per... non lo so, hanno cambiato, l'hanno chiamato prima pomo di Adamo e poi la mela. Ecco. Le costruzioni a secco. Allora, per dire che cosa sono e quando sono state fatte, bisogna fare un passo indietro a quando nel 273 a.C. arrivarono i Romani e distrussero i Messapi. Quando finì la guerra, l'imperatore non aveva soldi per pagare i soldati romani. Che fece? Divise in centuriazioni tutto il Salento, piccole proprietà di 270 metri per 270 metri. E i Romani cosa fecero? Raccolsero tutte le pietre che stavano nelle loro campagne e fecero i muretti a secco. Ma pietre uscivano sempre e incominciarono a costruire anche i furnietti per poterci mettere dentro gli arnesi, per dormire, per fare tutta l'utilità di questo mondo, ma dovevano farlo. Ancora oggi, quando arano, escono pietre, perché la caratteristica di questo posto è la pietra. Vedete? Tantissime pietre forate trovate in tutto il mondo, in Giappone, da tutte le parti. Ma poi ce n'è una molto particolare che è stata trovata in Grecia. Eccola. Si racconta che il re Filippo, sposato con Olimpia non poteva avere bambini, o non aveva bambini, ma qua sta la domanda, ma era lei che non li poteva avere o era lui che non glieli dava? Pertanto il re Filippo portò Olimpia a farla passare da quel fianco della montagna. Passò e rimase incinta. Nacque Alessandro Magno.